Salve a tutti, io sono Shams, tutti mi chiamano così in Egitto, che vuol dire sole, e sono a Luxor, vivo a Luxor adesso, esattamente in un posto sacro, di fronte alla montagna delle regine, nel deserto. E vorrei parlarvi di che cosa ci dobbiamo aspettare da questa luna, attraverso i miei oracoli e attraverso i messaggi che oggi mi arrivano, questa nuova luna in bilancia, 6 di ottobre. Vediamo che cosa portano per ognuno di noi. Iniziamo dall'ariete, vediamo cosa porta per l'ariete, che messaggio vuole dare ai nostri amati arieti. Un po'. L'ariete deve fare un cambio e ricominciare, affidarsi soprattutto di se stesso. Le strade per l'ariete sono tutte aperte. Puoi scegliere qualsiasi strada tu voglia, sono aperte per te. L'importante è che tu lo faccia in un'assoluta leggerezza, quindi senza portarti pesi, quindi cominciare a camminare liberamente. Senza avere il peso di tutte quelle responsabilità, e allora a quel punto quella strada può andare avanti e si mostrerà ovviamente per l'ariete una prova. E questa prova è avere il coraggio di fare una scelta, che non è necessariamente una scelta che io devo fare tra una cosa o un'altra, ok? Ma avere il coraggio di andare oltre, di uscire da quello che è il mio solito orticello e cominciare a provare a fare qualcosa di nuovo e anche a darmi la possibilità, soprattutto mi viene da dirvi, di credere in voi, perché quello che dice questa luna è: credi nei tuoi doni. Tu hai in mano dei doni, tu hai in mano una serie di possibilità che non tutti hanno, quindi comincia a utilizzarle e portale nel mondo. Vediamo il toro, i nostri cari amici toro, 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 toro. Il toro ha a disposizione tutto quello che gli serve e può tranquillamente iniziare il suo cammino, ma forse non se n'è ancora proprio reso conto, no? Proprio perché il toro ha a disposizione tutte queste cose che ha, che non si è reso conto di avere, per il toro ci sono due sfide, una dietro l'altra. Cioè, questa luna lo porterà a vedere, che deve lasciare quella casa, deve lasciare quel posto dov'è e deve veramente avere il coraggio di e osare per se stesso e lasciare tutti gli attaccamenti, tutte le cose che lo tengono prigioniero, che lui pensa che siano i suoi pregi, che lui pensa che tutte queste cose, queste corde che lui tiene siano assolutamente importanti, invece lo stanno veramente mettendo in prigione. Lui lo sa perfettamente che è prigioniero di se stesso, delle sue scelte, del non voler andare oltre quel cancello, quindi è ora di andare oltre e di iniziare proprio qualcosa di nuovo, di camminare su qualcosa di nuovo, di darsi la possibilità di vivere qualcosa di assolutamente nuovo. E solo in quel momento, allora, gli verrà chiesto al toro di riportare ordine, si renderà conto solo in quel momento che deve portare ordine, che fino a quel momento lui l'ordine non l'ha portato, che nella sua vita sembra che sia tutto assolutamente perfetto, ma non lo è. Ok? E qui chiedo un aiuto. Vediamo che cosa mi dice per questa carta. Esattamente. Guardate cosa è venuto per il toro. La riconciliazione degli opposti. La lotta tra Sobek e Horus. Il perdonarsi e le cose che non sono state capite. Qualcosa che non è stato compreso e che va oggi compreso. E che va oggi perdonato, quindi il toro deve perdonare se stesso, perdonare gli altri. E
e riconciliare le due parti affinché diventino una. Quindi andiamo a vedere per i nostri gemellini, 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 gemellini. Che cosa dice questa luna? Per i gemelli. I gemelli hanno un sogno, sanno perfettamente che cosa vogliono, cosa vogliono, ma per raggiungere questo, se bisogna andare con calma, quindi rallentate, guardate bene le cose, non c'è nessun problema se vi fermate e decidete le cose come devono essere fatte. Ok? Ci vuole pazienza. Bisogna veramente vedere che cosa è consono con voi e che cosa invece volete lasciare. Anche per i gemelli mi dice la stessa cosa dell'ariete, cioè leggerezza, portate leggerezza. Siate in questa strada che volete percorrere, non fatevi fermare dalle paure, ok? Da qualcosa che vi tiene, ma andate oltre, come se doveste fare un salto con queste paure e andare oltre. Okay, perché a quel punto, se voi fate un salto, state leggeri e saltate le vostre paure, voi vi rendete conto che potete avere tutto, siete in connessione con tutti gli elementi della terra, con il fuoco, con l'aria, con l'acqua, tutto. E potete veramente avere una grandissima inondazione e veramente qualcosa di molto proficuo nella vostra vita. Okay? Però quando avrete trovato tutto questo, a quel punto voi dovete avere il coraggio di fare questo cambio. Dovete avere il coraggio veramente di tagliare con quello che vi tiene prigioniero, perché riconoscerete in questo passaggio ciò che vi tiene prigioniero e a quel punto dovete lasciarlo andare. Anche qui chiedo un aiuto, come potete fare, gemellini. E qui vi chiedono di affidarvi alla Grande Madre. Vi chiedono di affidarvi assolutamente alla Grande Madre, di seguire quel sogno di rinascita, come se doveste rinascere, ripartorirvi da soli e rinascere e scegliere veramente che cosa è perfetto per voi. Cambio, andiamo a vedere i nostri deliziosi cancri, che cosa porta questa luna. E per il cancro c'è una grandissima prova, proprio come se voi guardaste in faccia veramente qualcosa che vi blocca, qualcosa che vi tiene, cioè vi rendete conto che la vostra macchina non può andare avanti perché è senza benzina, ok? Quindi dovete mettere della benzina in quel motore se volete che questa macchina vada, ok? Il cancro deve assolutamente imparare a uscire dalla casetta e veramente seguire quelle emozioni profondamente, lasciarsi proprio prendere da quelle emozioni, imparare che anche se vi lasciate prendere da quelle emozioni totalmente, voi rimanete assolutamente nel centro, non perdete quel centro, nonostante vi lasciate assolutamente emozionalmente possedere, mi viene da dirvi, da questa luna nuova. Okay? E anche voi, anche per voi è un riporto ordine, capisco che cosa mi fa bene, cosa fa bene nella mia vita e che cosa invece nella mia vita è tossico. Finalmente mi do la possibilità di capire quanto io sono attaccato alle minime cose che invece non hanno più la necessità di esistere. E anche qui chiediamo un aiuto. E quello che vi ha chiesto è proprio l'Isis, la manifestazione dell'amore, è il perdono, è il accettare le cose come sono. E rimanere, come prima vi dicevo, in quelle emozioni, cioè lasciarvi proprio possedere da quell'emozione così grande e rimanere nell'amore, ok?
Quell'amore che non è l'amore fisico, che non è l'amore di possedere qualcuno, ma è l'amore incondizionato, che comunque io capisco, che comunque io comprendo, che comunque va bene. Io devo stare in quell'amore, ma l'amore per me stesso, e devo amare totalmente per riuscire a potermi dare il permesso di stare in quelle assolute emozioni. Ok? Lion, siete pronti, leoncini? Il leone, vediamo. Anche il leone deve affrontare questa nuova strada e deve il leone guardare in faccia proprio la sua bestia, la bestia che ha dentro, per poter andare oltre, per poter proseguire con questa luna, per iniziare questo cammino. E Leone dice, io so chi sono, io so quali sono i miei doni e so che sono assolutamente all'interno del tempio dove posso manifestare per me stesso e per gli altri tutto questo, però non mi devo lasciare prendere da tutto quello che è luccichio esteriore, devo andare dentro nell'essenza. Devo smettere di stare fuori, ma devo andare all'interno. E a quel punto, se io andrò all'interno, allora io sarò il mio imperatore. Io troverò quella visione. Io troverò che posso essere al centro di tutto. Perché io lo sono, perché so quali sono i miei doni, perché sono all'interno del tempio, però sarò connesso con il cuore, quindi tutto quello che farò intorno a me, per tutta la mia famiglia, per tutti i miei amici, per tutto il mio contorno, la mia comunità, per il mio lavoro anche, nel mio lavoro soprattutto, io lo faccio, ma connesso al cuore, e quindi per un bene comune, per un bene grande, per un bene che arrivi a tutti. Non egoisticamente, soltanto per me stesso. Quindi per il leone la parola è essenza. Vergine, Virgo, 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 tutte le mie amate verginelle, e loro sanno chi sono. La Vergine deve stare assolutamente nel puro amore. Deve stare proprio in quella purezza che non sia una manipolazione, che non sia qualcosa che chiede in cambio qualcosa, ma deve stare assolutamente nella purezza dell'amore, dove tutto è, dove tutto va bene, dove tutto è perfetto. È assolutamente importante questo per voi, ok? Con questa luna. Vediamo un po' questa luna per la Vergine cosa porta. Allora, intanto anche per voi stare veramente nell'essenza, quindi non guardate seriamente, non fidatevi di quello che esce dalla bocca delle persone, ma rimanete in osservazione, guardate che cosa vi comunicano. Questa luna dovete andare oltre alla parte esteriore, alla bellezza esteriore e andare veramente dentro. E in quel modo, andando dentro, voi capirete qual è il messaggio che vi vogliono dare, e a quel punto porterete armonia e porterete bilanciamento nella vostra vita e sarete pronti ad affrontare quella prova e quella scelta che da tanto state rimandando. Qui chiediamo un aiuto, qual è quella scelta, che cosa potete fare. Anubis. E qui invece vi chiede di arrendervi alla luce del cuore. È il momento di arrendervi, è il momento di non lottare, di non nascondervi dietro le apparenze, ma di andare oltre e di veramente lasciarvi accompagnare da Anubis, che è il maestro del cuore, e veramente lasciare andare tutto, nulla ha più importanza se non il vostro cuore. Quindi quelle radici, come vedete qua, che si legano dalla terra al cielo, lasciate che quelle radici possano fluire dalla terra al cielo. Bene,
Bilancia, Luna in bilancia, vediamo queste Libra cosa devono capire. Libra, Libra, Libra. La bilancia deve lasciare andare il giudizio, deve lasciare andare il passato, è ora di fare un taglio, di ringraziare, ma di onorare, quindi onorate il vostro passato. È andato tutto bene, tutto quello che è successo nel vostro passato, ok? E rimanete fluite, lasciate andare questa luna, lasciate andare il passato, rimanete nel vostro centro, siate il canale tra cielo e terra, collegate al vostro cuore. E respirate, aprite. Vediamo che cosa vi dice alle nostre bilancine. Allora, la bilancia deve veramente fare un grande lavoro e guardare veramente le cose da un altro punto, smettere di guardare le cose solo da quell'angolazione che dove vi fa più comodo, dove vedete le cose meglio, dove pensate che sia più giusto vederle. No, dovete proprio spostarvi e andare a vedere le cose dalla parte più scomoda, dalla parte dove c'è il buio, dalla parte dove non si vede bene, non dalla parte solo dove c'è la luce, che è troppo comoda questa. E a quel punto voi vi renderete conto che in fondo voi avete a disposizione quello che vi serve e che potete tranquillamente camminare in quella strada, che potete tranquillamente entrare in quel tempio. Nessuno vi nega l'entrata in quel tempio, ok? Quindi rimanete assolutamente in connessione e quindi non fatevi prendere dalle paure che qualcuno vi possa fermare, non fate prendervi dalle apparenze che qualcuno possa strapparvi il vestito, ma proseguite, fate la vostra scelta. La scelta che farete sarà una scelta giusta, ma per le bilance c'è bisogno di fare questa scelta. E vediamo qual è l'aiuto. La bilancia è arrivata al momento, proprio come diceva prima, di quel taglio, perché è il momento di cambiare. E quindi è proprio la rinascita dello scarabeo che rinasce verso il sole. Quindi questa è la rinascita. Quindi se voi farete quella scelta, voi avrete la rinascita, ricordatevi, ok? Scorpio, Scorpio! Io stessa sono Scorpione, per tutti gli Scorpioni che mi ascoltano. Scorpio, Scorpio, vediamo un po'. Lo Scorpione ritroverà la sua parte più l'unione tra la sua parte maschile e la sua parte femminile, come se ci fosse una grandissima connection, la possibilità di avere questa grandissima connessione tra queste due parti. È come se finalmente vi arrendete e capite che tramite quel cuore della parte maschile voi siete pronte con la parte femminile a poter portare i vostri doni dove dovete portarli e a offrirli al mondo e a creare quel cerchio che da tanto volete creare, ok? Lo Scorpione deve assolutamente seguire il suo sogno. Quelle idee che vi stanno venendo in questo momento sono assolutamente perfette e dovete creare un nuovo inizio. Perché voi avete tante idee che stanno arrivando e quell'illuminazione, perché non sono idee, sono illuminazioni, che vi arrivano in questo momento, dovete fare in modo di portarle qui e di iniziare a lavorarle, non soltanto di lasciarle volare e fare la vostra scelta. Le idee sono tante, cominciate con lo scegliere una alla volta e portatele giù, portatele sulla terra, ok? Quindi rimanete, diventate concreti, non rimanete chiusi, ok? Vediamo un po' l'aiuto che può avere lo scorpione in questi giorni. L'aiuto è l'immaginario, tutto quello che è stato nascosto, tutto quello che è negli inframondi, questa realtà, e viene portato alla luce.
La vostra immaginazione, tutto quello che è l'immaginario, voi lo potete mettere nella terra, come vi stanno dicendo. Quindi portate l'invisibile, tutto quello che è nascosto, tutto quello che è sotto, invece di scavare sotto, portatelo fuori e portatelo alla luce. È ora che vi mostriate. Sagittario, 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 Sagittario. Il Sagittario ha un nuovo inizio, ma con una macchina che parte, come dico io sempre, la Lamborghini gialla e va veramente molto forte. Di nuovo, questa strada è ben proiettata, cioè come se voi aveste la macchina che è lanciata, lanciata veramente a 300 all'ora e sta andando veramente molto potentemente e va verso quello che veramente voi volete, va verso portare fuori chi siete con le vostre emozioni, ma portarlo credendo in voi. Tramite le vostre emozioni voi mostrate chi siete, ok? Ed è quella la chiave, essere semplicemente chi siete, ok? E anche voi dovete lasciare andare e seguire quella chiamata. C'è una chiamata che vi sta chiamando molto forte, quindi andate oltre e seguitela. E qui vediamo, qui è l'aiuto per seguire quella chiamata, per seguire quella chiamata. Anche voi avete la grande madre. La grande madre, la grande chiamata, la visione dall'alto. Ed è quello proprio che vi chiamano, perché la chiamata sta arrivando dall'alto e voi dovete assolutamente seguire quella chiamata che Dio sta facendo, che la fonte sta facendo, per seguire il vostro sogno e per essere esattamente, semplicemente chi siete. Ok? Capricorno! Ultimi tre segni. Il Capricorno ritrova veramente la sua visione con la grande eleganza, ritrova veramente la forza di tagliare via una serie di informazioni e, che non gli servono più. Non di tenere tutto quello che lui sta tenendo, ma di tagliare per avere il coraggio di proseguire. E Capricorno veramente con una grande eleganza camminerà in questa luna e anche al Capricorno è richiesto di portare fuori il cuore, di aprire quella corazza, di portare fuori il cuore e di smettere di cercare, perché voi sapete benissimo che cosa dovete tenere e che cosa non dovete tenere, ok? E la strada vi si delineerà una strada molto importante, proprio una grande trasformazione, con una grande pazienza, ma con qualcosa che sarà assolutamente in ordine tra il cielo e la terra, per poter portare qui, iniziare veramente e partorire quell'idea che tanto vi sta a cuore, ok? Quindi seguitela quell'idea, andate oltre, ok? E vediamo un po' che cosa vi può aiutare. La guarigione, Sekhmet, la mia amata Sekhmet, voi sapete che è Sekhmet è la mia amata, quindi voi avete la essere fieri di chi siete e portare guarigione dentro voi stessi affinché quella grande forza che avete possa veramente uscire, ma questa forza deve uscire tramite il cuore e deve uscire in grandissima verità, deve uscire in grandissima lealtà, ok? Mi raccomando. Acquario. Vediamo un po' quest'acquario. L'acquario è assolutamente nel centro, cioè l'acquario ha tutto pronto intorno per una grande partenza, ok? E ha veramente come veramente se le connessioni in tutto quello che ha intorno sono lì, sono pronte, ok? Quindi c'è tutto, avete tutto in mano, quindi non so, è come se veramente dovreste fare, scusatemi, poca fatica a tirarle fuori, ok? L'unica cosa che dovete fare è riportate ordine, riportate qui, fate quelle basi devono essere già pronte, perché qui adesso si parte e si va, ok?
Ok? Non lasciatevi leccare da nessuno, non lasciatevi portare fuori da nessuno, non lasciatevi portare, confondere quando vi dicono troppe parole, quando vi dicono che siete belli, che siete bravi, che siete meravigliosi. No, rimanete, voi sapete chi siete, voi lo sapete benissimo. E dovete seguire quello che state sentendo, ok? Perché avete proprio la strada illuminata. Quindi questo dovete proprio fare, dovete andare avanti, dovete poter proseguire. Però poi l'aiuto che vi arriva è la Dea Thor è la magia, è l'amore, è la grande madre, è la bellezza, la musica. Quindi dovete cominciare a vedere la bellezza delle cose che avete intorno, perché questo non ve ne siete accorti, ma quello che avete intorno è una grande, grande, meravigliosa bellezza, ricchezza che avete intorno. Quindi cercate di riuscire a vederla, perché voi avete tutto pronto, Acquario, cioè dovete fare proprio poca fatica, mi arriva da dirvi. Pesciolini, pesci, 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 my fish. Vediamo cosa dice per i fish. E pesci, qua bisogna smettere di stare fuori, bisogna smettere di guardare tutto quello che è esteriore per cercare di far vedere che tutti siamo bravi, che tutto è perfetto, che tutto va bene. No, qui è ora veramente di fare quella scelta e di andare veramente oltre, di avere il coraggio di entrare in quel tempio dove avete in fondo tanta paura di entrare, ma la connessione chiede di salire. E usate i vostri, dicono, usate i vostri doni, portateli qui sulla terra, usate le vostre arti, qualunque arte sia, anche sia solo l'arte di fare un caffè, ok? E affrontate, abbiate il coraggio di sentirvi al centro del mondo. Pesciolini, abbiate il coraggio di essere al centro del mondo e di non avere paura di mostrarvi questa dualità. Ok? Sarà la vostra forza, perché lì, unendo queste due, questa dualità, voi avrete il coraggio di saltare e di andare oltre. Ok? Bene, prima di chiudere ovviamente io vorrei prendere una carta del Sole e della Luna per tutti, tutti i segni, per tutti noi e il messaggio che la Luna ci vuole dare a tutti. Di amarci profondamente e di guardare quella parte di ombra che tanto ci fa paura e non avere più paura di quella parte d'ombra, ma di armonizzarla dentro di noi. E l'aiuto che ci arriva è quello che dobbiamo fare. È ora di iniziare la nostra strada senza avere paura, senza nasconderci, ma di aspettare il momento giusto per poter proseguire. E per ultimo vediamo. Non poteva essere migliore augurio che questa luna ci poteva fare, Mahinut e Geb. È il maschile e il femminile che si uniscono, la creazione delle proposte divine, del nostro intento, il nostro intento, Nut è la dea del cielo, Geb è il dio della terra, si uniscono per la creazione, il femminile e il maschile che si uniscono dentro di noi per dare forma a questo umano in cui siamo, a questa incarnazione che abbiamo in questo momento e che questa luna, questo nuovo inizio possa unirci ognuno di noi all'interno e possa farci volare esattamente dove vogliamo avere. Ricordatevi, questa luna vi dice che voi sapete esattamente quali sono i vostri sogni, so così, proseguite. Io vi ringrazio, vi bacio tutti e grazie per avermi ascoltato e spero che vi siate divertiti. Buona luna nuova, buon inizio, buon proseguimento e amatevi tanto, 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 tanto. Vi amo.